Salve a tutti da GTA Guida Sita. Continuiamo la storyline Transporter. Ci mancavano le ultime tre missioni. Molto probabilmente, però, l'ultima è un epilogo che durerà qualche cutscene. Quindi saranno due missioni più l'epilogo. Quindi questo video sarà molto più breve. Almeno spero. Spero che però le missioni siano altrettanto belle. Proviamo subito la prima, che si chiama Il Funerale. Il Funerale. No, Brian, no. CJ, dov'eri? Perché non ci sei stato quando serviva? Frank, povero bastardo. Rumore di corsa. Ma chissà chi sarà. Una limousine mi perseguita. Non fare nulla, aspetta una loro mossa. Benissimo. All I get is hit up by hustlers. Salve signor Frank, vorrei incontrarla. Venga al bar in un paesino vicino a Panopticon. Vai a Blueberry. Ok, Blueberry non è molto lontano da qui, ma nemmeno vicino. Andiamo in macchina. Sbaglio, si va di qui. Ah no, dove cazzo si va? Per Blueberry. Del cazzo, taxi, non è più mezzo al cazzo. Ok, questa è la strada migliore per arrivare più bello. Questo è Dillimore, ecco, io pensavo che Dillimore fosse più bello, quindi Blueberry è un pochino più lontano, non di molto. Molto probabilmente si sparerà, come al solito, come piace a me. Salve Frank, mi chiamo Steve, so tutto di te. Ah sì? Cosa vuoi? Vado al dunque, degli uomini mi vogliono morto, quindi prendi questo telefono e porta alla polizia, incasteranno quelle persone. Poi non sono riuscito a leggere che cazzo diceva. Vediamo. Incastreranno quelle persone. Ora devo scappare. Credo sia qui. Addio, Frank. Perché rompi il cazzo a me? Se ti rompono i coglioni a te. Poi me lo spieghi. Perché rompi il cazzo a uno sconosciuto quando ti scassa i coglioni a te? Perché devi portare i tuoi problemi a me, coglione? Tu esci dal cazzo, infatti. Vediamo sta troietta. Muore. Ok, è morto. Esci. Usciamo subito. Non me lo faccio ripetere due volte. Prendiamo una mitraglietta, tanto per essere più sicuri. Usciamo fuori. Sali in macchina, altri due coglioni. Veniamo subito. Ok, l'altro è morto da solo. Vai alla centrale di polizia. Andiamo subito alla centrale di polizia. Aspetteremo un secondo. Molto probabilmente quando arriverò alla centrale di polizia la missione sarà terminata. Spero di no, anzi spero di sì. Perché così il video non sarà lungo come quello di prima. Ok, andiamo in città, così poi andiamo alla centrale di polizia. Oh cazzo, sto per ribaltarmi, non niente, ci sono uscito. Ok, stiamo. Va bene. Bene, scendiamo in chiesa, una cosa alla centrale. Thank you.
guiderò macchina. Dai, ci riusciamo. Ok, ci siamo. Kutchen che fa vedere la centrale polizia. Missione terminata, benissimo. Andiamo all'altra missione, che è la seconda, cioè la penultima. Allora, si chiama Tomba d'Oro. Una tomba d'oro. Ok. Proviamo subito questa missione. Montenegomeri, qualche in meno si scrive. Quartier generale. Ehi Frank, a Palomino Creek c'è una tomba nel cimitero. Poi non sono riuscito a leggere come al solito. Va bene. Come al solito c'è una bullet, una bullet, una buffalo. E andiamo a Palomino Creek. Che è un po' vicino. Ci dovrei mettere 2 secondi per arrivarci. Andiamo dentro il cimitero. Vediamo questa tomba d'oro. È vuota, aspetta. Insegui l'auto. Dobbiamo seguire quell'auto del cazzo. Seguiamo l'auto. Cerchi di andare, bastardo. No! Oddio! No! No, perché mi fai questo? No! Ecco, è caduto. Il coglione è caduto. È morto, quindi... Ok. Ho superato l'obiettivo senza volerlo. Dov'è l'oro? Troppo tardi, c'era un mio uomo. Qualcuno ha preso il malloppo e credo di sapere chi. Vai al Chuck Up Complex. Che cazzo è e soprattutto dov'è? Ah, ecco, questo è il Chuck Up Complex. Benissimo. Non sapevo che quel luogo si chiamasse... Checkup Complex. Devo dire che la missione e la storyline sono fatte abbastanza bene. Benissimo, anzi. Certo, c'è qualcosa che poteva essere migliorato. Però si può dire che va bene con storyline. E poi è stata a creare l'estate in italiano, quindi a maggior ragione deve essere lodata la missione. Headshot da lontano con la mitra dietro mentre ti muovi. Non è cosa da niente, ragazzi. Prendiamo questo check-up box. Prendiamo strade inesistenti. Di abbreviare più possiamo canzone reggae di nuovo come nel disco. No, no, penso cambiamo schifo. Bella la lascio, spero di non mettere un copyright. È meglio cambiare, va.
Ok, ora non dobbiamo più usare. Oddio. Ma vaffanculo, va. Rompi. Sparando bene è una cazzata questa missione. Le guardie sono delle macchine da guerra. Altri nemici. Benissimo. Tra i nemici ci sono anche gli sbirri. Ecco, in questo caso tipo le stelline potevano essere anche tolte. Invece no. Invece continuano ad aumentare. Molto probabilmente perderò per colpa degli sbirri. Non mi sorprenderei se morissi per colpa degli sbirri, Guardate quanti mi sono scesi. Guardate quanti mi arrivano. No, oh, è impossibile. Elimina il loro capo, e chi ce la fa? Tutti gli sbirri in mezzo ai coglioni. Cerchiamo di ucciderlo prima possibile perché molto probabilmente perderò questa volta. Ok, è morto. Hai vinto. Sì, lo so che ho vinto perché sono GTA quelli. Raccogli i soldi. Franco, i soldi. Portale da un mio uomo e lo trovi nel GPS. Ok, la missione è finita. Stavolta pensavo di non finirla perché la situazione stava davvero degenerando. Ero arrivato a 4 stelline. Pensavo di morire questa volta. E invece no, ci sono riuscito, ragazzi. Non per niente sono GTA Guide Sita. Continuo a lottarmi da solo, ma purtroppo è così, ragazzi. Ci sono pochi che tengono il mio confronto. Comunque, vediamo questa settima missione, che molto probabilmente sarà un epilogo. Proviamola subito. Comunque la storyline è fatta bene. A parte le stelline che non c'entrano un cazzo. Ottimo lavoro, Frank. Io sono il capo. Poi non è. Se avremo bisogno di te ti chiameremo. Per ora addio. Ah, così. Mi lasci così. Ma allora sei un figlio di puttana. Eh? Vengo a casa tua e mi scopo tua sorella. Bastardo. Mi congedi così. Subito. Sono il tuo capo. Non rompere il cazzo. Vattene quando... Ecco, un altro ringraziamento a me. Ti ringrazio, DJ Alex248. Anche la tua storyline è bella. Niente. Abbiamo finito anche questa storyline. È volata. Vi ringrazio per aver visto questo video. Iscrivetevi, commentate e mettete mi piace. E mettete anche il video nei preferiti, se vi aggrada.